Nessun problema ragazzi, qua tutto sotto controllo. Oggi siamo in un video sulla miniserie, diciamo così, dei giocatori low cost da prendere al fantacalcio. Oggi infatti andremo a vedere i centrocampisti. E i centrocampisti li ho suddivisi per un gruppo solamente: quelli low cost, quelli che vi possono garantire numerose soddisfazioni e che appunto potete pagare poco. Partiamo subito dal primo, non ci dilunghiamo troppo. Ah, mi sono posto come massimo prezzo 10 crediti, anche se nessuno costa 10 crediti, però secondo me il low cost a centrocampo è un massimo di 10 crediti. Allora, i più costosi sono João Pedro e Giaccherini. Il primo perché deve scontare ancora la squalifica e magari nelle vostre leghe potrebbe andarsene a poco. Nella mia, in una Lega 6 dove ci sono tantissime alternanze a centrocampo, hanno preferito rimanerlo a uno, infatti si è preso un mio amico a uno, ma perché in realtà meglio prendersi giocatori più sicuri, visto che siamo in 6, che rischiare in un giocatore che appunto viene da una squalifica di doping che non si sa nemmeno quando sarà scontata. L'altro invece è Giaccherini, che appunto secondo me verrà molto sottovalutato anche per la situazione del Chievo, e lui può garantire tantissimi bonus perché quando Giaccherini gioca da, diciamo, stella in una piccola si esalta. Poi gli altri due sono Zajc e Pasalic, pagati in massimo 5-6, diciamo così, e secondo me anche loro possono regalare tante soddisfazioni. Diciamo che il centrocampista dell'Atalanta appena arrivato ogni anno dà soddisfazioni, 2 anni fa che sia, lo scorso anno che Cristante e quest'anno magari può essere il turno di Pasalic, che possa mai regalare 7-8 gol, chi lo sa. L'altro invece è Zajc, che è il trequartista titolare dell'Empoli, magari dietro a due punte molto molto forti come Lagumina e Caputo, ovviamente si parla per la dimensione Empoli, può regalare tantissimi assist e anche qualche gol. L'altro invece è Kurtic, che costa un credito in meno, diciamo così, massimo 4-5 per lui, può essere molto sottovalutato ma può tornare il Kurtic di 2 anni fa all'Atalanta. Gli altri invece sono tutte quante scommessine, oltre a Meitea, che mi dimenticavo, Meitea centrocampista del Torino, pagato massimo 4-5 secondo me, può anche lui regalare qualche buon voto, non tanti bonus perché è molto difensivo come giocatore. Gli altri invece appunto sono 4 scommesse, diciamo così, 3 scommesse più una certezza di voto. La certezza di voto è Sandro, che va al Genoa e magari pagato tra gli 1 e 3 crediti può regalare qualche voto e qualche soddisfazione di troppo, perché per quello che lo paghiamo non è che ci aspettiamo tanto. E gli altri sono 3 scommesse che appunto ho citato molto, 2 di loro, l'altro invece lo inserisco adesso. La scommessa che inserisco adesso è Jacopo Dezzi, un giocatore che io conosco perché giocava anni fa al Napoli in primavera, e può regalare anche lui grandi soddisfazioni. Gli altri due sono uno del Parma che è Stulac e l'altro che è Benacer, che anche loro due potete pagare massimo 1-2 crediti. Niente ragazzi, questi erano secondo me i centrocampisti low cost da prendere al fantacalcio, tra scommesse, giocatori di buon voto, giocatori di esperienza. Questi secondo me erano i 10, sì mi sembra che sono 10, giocatori low cost da prendere. Questo video vi è stato utile, lasciate un mi piace ovviamente, io vi saluto e vi ricordo che non c'è nessun problema, è tutto sotto controllo, bella ragazzi.